vi dice sì che possiamo prepararci dei salatini super buoni, facilissimi e con pochi ingredienti, ma soprattutto super scrocchettosi. Sentite qua. Ricetta super sfiziosa, pronta in 3, 2, 1. Via un pentolino, versiamo dell'acqua, portiamola sul fuoco e facciamola scaldare, non portiamola a bollore. Aggiungiamo il sale e la farina di riso tutto in una volta. Si stacca facilmente dai bordi, vuol dire che è pronta. Trasferiamo in una ciotola e aromatizziamo a piacere. Io ho fatto due versioni, una con paprika e cipolla essiccata e l'altra con parmigiano. Con l'aiuto di un mattarello stendiamo una sfoglia sottile e facciamo tre pieghe, queste sono fondamentali per avere dei salatini super bollosi e crocchettosi. Eseguite questo passaggio per almeno tre volte, stendete e poi ripiegate. Poi con un coppapasta o con la punta di una sac à poche andiamo a dare forma ai nostri salatini. Adesso è il momento di friggerli. Potete scegliere di cuocerli all'interno della friggitrice ad aria come ho fatto io, oppure in olio bollente. E sentite quanto scrocchiano. Io li proverei fossi in voi, fatemi sapere.